Riteniamo che Carlo Bo sia un segno indelebile di quello che sono state le Marche, il carattere dei marchigiani, lo sforzo che i marchigiani fanno per il proprio lavoro, la propria vocazione, la propria capacità in qualche modo di crescere attraverso le arti e la cultura. E in questo senso costituisce anche in qualche modo, in maniera appunto indelebile, un esempio per il futuro, su cui noi dobbiamo costruire una nostra identità culturale ben chiara. Da sempre Bo ha trasmesso a docenti e agli studenti dell'Università di Urbino una visione che è rivolta al futuro, l'importanza della formazione, del rapporto dei docenti con gli studenti, il rapporto degli studenti col territorio, in particolare con la città di Urbino, sono sempre stati considerati e valorizzati da Carlo Bo come un elemento capace di attrarre nel corso degli anni un numero sempre più elevato di studenti. Devo dire che ha lasciato un segno indelebile a questa università, diventata sempre più conosciuta e famosa grazie appunto anche alla figura di Carlo Bo, ma soprattutto una figura che ha sempre pensato e ritenuto che anche le persone che avevano anche difficoltà economica avrebbero dovuto studiare, ed è per questo che sono stati creati tantissimi posti letto con i collegi, una delle università che ha più posti letto rispetto agli iscritti, e questo è stato veramente un segnale di voler consentire a tutti la possibilità di poter studiare. Modestamente ho fatto due tesi di laurea con lui, perché la prima volta mi sono laureata in francese, in letteratura e lingua con lui, e poi in pedagogia con indirizzo psicologico, e ho fatto un'altra tesi in francese. Una persona magnifica, come magnifico rettore.